Ritengo che ci sia una stretta correlazione tra le capacità speculative e filosofiche, le capacità di ragionamento critico e di giudizio, e i modelli e i paradigmi di pensiero che si adottano in filosofia. Per cui direi che generalmente, tranne alcune eccezioni, chi sostiene una concezione relativista in filosofia solitamente abbia un intelletto teoreticamente debole dal punto di vista filosofico, che si adegua al pensiero comune, che si adegua al convenzionalismo e, nella nostra epoca attuale, il pensiero dominante è quello relativista, quello che esclude la possibilità di un sapere incontrovertibile, di verità assolute, e che quindi ritiene che tutto sia un'ipotesi, un'ipotesi più o meno condivisibile, più o meno sostenuta da ragioni valide, ma mai un sapere incontrovertibile che non possa essere messo in discussione. Parentesi, questa forma di pensiero portata all'estremo, sfocia in una forma dogmatica, per cui si propone essa stessa come verità assoluta che esclude arbitrariamente la possibilità di giungere a verità incontrovertibili. Peraltro perché in quella prospettiva si è persuasi che noi siamo una persona, un io empirico collocata in una realtà esterna da noi, una realtà oggettiva che esiste indipendentemente dal suo apparire e che è strutturata in un certo modo. E quindi che abbiamo un intelletto che opera attraverso degli strumenti, delle categorie, che il linguaggio è storicamente determinato, e ciò enfatizza ancora di più l'idea relativista della verità e della filosofia, e così via. Chiusa parentesi, quelle premesse, prima di chiuderla completamente, aggiungo, non vengono però messe in discussione generalmente nel paradigma relativista contemporaneo, ma si crede acriticamente a quei presupposti sui quali poi si costruisce quella metafisica, anche qualora si avesse a che fare con posizioni antimetafisiche, che, lo ripeto, nell'epoca contemporanea, come ho detto più volte, sono in realtà ingenuamente metafisiche nella maggior parte dei casi e contraddittoriamente metafisiche, quindi senza avere contezza del loro carattere metafisico. Ora, chiusa completamente questa parentesi, dall'altra parte ritengo che chi ha l'audacia, la capacità di sostenere una filosofia che si pone come incontrovertibile, che non accetta i dogmi contemporanei, che li mette in discussione con una ragione ferrea e rigorosa, come il caso della filosofia severiniana, sia in genere sostenuto da persone che hanno un intelletto teoreticamente molto forte, che hanno maturato grandi competenze speculative, analitiche, di riflessione filosofica, laddove la capacità di riflessione filosofica è innanzitutto la acutezza di riuscire a individuare i problemi e le questioni in cui ci si muove, a capire la problematicità delle premesse che stanno alla base di quei problemi e delle loro risoluzioni, e ad avere uno sguardo critico appunto verso le premesse, innanzitutto, quelle implicite più che quelle esplicite. E da lì, quindi, poi adottare una forma di rigore completa che non tralascia nessun aspetto della questione. E allora ritengo che questa correlazione ci sia e non possa essere casuale. Non è un caso che persone che hanno maturato un intelletto filosoficamente forte dal punto di vista teoretico, capaci di grandi riflessioni speculative e filosofiche, poi siano inclini a sostenere una filosofia adeguata, diciamo, a quel livello di intelletto. Quindi direi così che dal punto di vista filosofico a ogni intelletto compete una certa posizione filosofica.
grosso modo, tranne ovviamente le eccezioni che esistono un po' dappertutto in questo campo, però voglio dire, in genere sembra questa la tendenza. Vorrei anche sottolineare il fatto che spesso si sottovaluta enormemente la difficoltà di sostenere delle posizioni controintuitive come la filosofia severiniana, rispetto invece a posizioni convenzionaliste. In un dibattito, in una discussione, è molto facile, almeno sulla carta, far credere alla plausibilità di pensieri convenzionalmente accettati che rispecchiano l'idea comune della realtà, come di una realtà esterna dalla mente, dalla coscienza, come di mente intesa come epifenomeno cerebrale, come coscienza ugualmente intesa come facoltà interiore del corpo, del cervello e così via. Molto più difficile è sostenere e far apparire come plausibile, quantomeno, una posizione controintuitiva come la filosofia severiniana, che mette in discussione i dogmi, i pregiudizi, il modo di concepire comune della realtà un po' a tutti i livelli. Per cui, tenendo conto anche di questa differenza di difficoltà, bisognerebbe valorizzare a maggior ragione chi sostiene, le posizioni di chi sostiene filosofie controintuitive in modo rigoroso, perché è molto più difficile fare una cosa del genere anziché fare il contrario, non ci vuole nulla a fare il contrario. Si pensi allora a tal proposito, si pensi allora quanto sia encomiabile, adesso non per elogiarmi, il fatto che il sottoscritto, per esempio, sia riuscito a mostrare la ragionevolezza, la correttezza di certe posizioni controintuitive, anche in dibattiti di confronto in cui si affermavano posizioni opposte, aderenti al pensiero comune e alla convenzione in filosofia. Il convenzionalismo che in filosofia non dovrebbe proprio essere contemplato, visto che la filosofia è quello sguardo audace, quello sguardo temerario, quel pensiero libero da qualunque pregiudizio, da qualunque forma di autorità, di principio all'autorità, e che quindi non dovrebbe fare appello al fatto che la maggior parte, degli esperti della filosofia, consideri valida o meno una certa posizione. Partire da questo presupposto, affidarsi al parere maggioritario in filosofia, ritengo che sia un passo sbagliato, un passo falso, che porti già fuori strada. In filosofia il filosofo deve avere il coraggio speculativo di sostenere le idee che ha maturato, anche se fosse contro il mondo intero, anche se il mondo intero pensasse al contrario. Un po' come ha fatto Severino, che si conferma il più grande dei filosofi, perché peraltro non si è lasciato intimidire né dalle opinioni, diciamo, contrarie della maggior parte dei filosofi, né dalla stessa esperienza, diciamo, empirica, o come potrei dire, dal vissuto fenomenologico per come viene interpretato, mantenendo fermo quello che il Logos gli aveva indicato, mostrando che in realtà la stessa esperienza fenomenologica non attesti il divenire, ma che sia interpretata nichilisticamente come una dimensione diveniente a causa di certi pregiudizi. Ci tenevo a esprimere questa considerazione generale. Non credo che sia una mera opinione, mi sembra che si possa constatare, lo ripeto, tranne alcune eccezioni, che vi sia questo parallelismo, questa corrispondenza. Un intelletto teoreticamente debole in filosofia è incline a sostenere posizioni relativiste perché sono molto più semplici da sostenere, molto meno impegnative dal punto di vista teoretico, dal punto di vista del lavoro interiore su di sé, perché non ci vuole nulla ad accogliere i pregiudizi e ad adagiarsi al convenzionalismo, al fatto che le idee che si sostengono in realtà non siano neanche proprie, non le si abbia maturate in sé per sé, ma che le si accetti in quanto
ritenute valide per il fatto che molti altri filosofi le affermano. Se così ragionassero molti altri filosofi, si avrebbe che la maggioranza dei filosofi sostenga quelle idee perché crede che la maggioranza dei filosofi le sostenga, quindi una ragione circolare si creerebbe in questo caso. E secondo me un po' è questo il caso proprio per la maggior parte dei filosofi e degli studiosi di filosofia, che aderiscono, diciamo, al convenzionalismo. Ci vuole molta più capacità teoretica, molto più coraggio speculativo, molta più determinazione interiore nel sostenere delle idee controintuitive che vengono pure contestate a volte aspramente dalla comunità filosofica o da una parte di essa. Quindi questo parallelismo secondo me ci sta completamente. Ed è un'ulteriore, diciamo, conferma a mio avviso del fatto che le idee giuste siano quelle che sostengo in filosofia, ovvero l'impostazione severiniana. Qua non si parla solo della filosofia come contenuto, della teoresi severiniana, si parla di metodo, di approccio, di attitudine, e quella l'attitudine principale autentica della filosofia. Severino ha provato, e secondo me ci è riuscito, a ripristinare l'attitudine effettiva della filosofia, che era ormai smarrita, si era ormai smarrita nel corso dei secoli, arrivando a deragliare completamente nell'epoca contemporanea, dove la filosofia è diventata, da una parte, nella regione continentale, un chiacchiericcio, mera opinione speculativa, sentimentale, pur se accompagnata dall'acutezza dello sguardo, dalla profondità, diciamo, introspettiva, però senza il metodo rigoroso che caratterizza la filosofia, e dall'altra è diventata, nel campo analitico, sempre in generale, non per estendere a tutti i casi questa generalizzazione, è diventata un'applicazione acritica di precetti della logica formale, cioè diciamo che diversi studiosi di logica hanno confuso la filosofia con la logica. Ovviamente la logica è necessaria in filosofia, ma non la logica formale in sé per sé, ma la capacità di utilizzare in maniera rigorosa il logos e quindi di riflettere rigorosamente. Questo non implica di dover conoscere le regole, i principi della logica formale, che sono una derivazione della riflessione, e si fondano su una logica immediata, che è quella che Severino ha indicato nella struttura originaria, come logica dialettica particolare, caratterizzata dall'olismo semantico. Ecco, dicevo, molti studiosi di filosofia in campo analitico sembrano aver confuso la riflessione filosofica con il mero utilizzo, applicazione della logica nelle questioni, soprattutto relative alla filosofia del linguaggio, alla struttura, alla sintassi del discorso, dimenticando di tener presente allo stesso modo, non in secondo piano, la dimensione semantica, che è parallela e co-originaria a quella sintattica. Che altro dire? La filosofia formale, la logica formale, non è la filosofia, è uno strumento che è fondato peraltro su premesse metafisiche che sono tutte da discutere, in primis quelle della logica isolante, che si possono mettere in discussione, e quindi ridurre, diciamo, la correttezza di un discorso filosofico al suo aderire o meno ai criteri, alle nozioni della filosofia analitica, della logica formale, è davvero fuorviante, non è qualcosa di neanche logicamente corretto da fare, figurarsi filosoficamente. Eppure tant'è, per quello dico che la filosofia contemporanea, sia nel versante continentale che in quello analitico, ha smarrito, per, diciamo, gran parte dei suoi percorsi, l'attitudine originaria della filosofia, che è quella ripresa e rigorizzata al massimo livello possibile da Severino.
Grazie per l'ascolto e buona vita.